Il brano biblico che abbiamo ascoltato chiude il libro di Giobbe, un vertice della letteratura universale. Noi incontriamo Giobbe nel nostro cammino di catechesi sulla vecchiaia. Lo incontriamo come testimone della fede che non accetta una caricatura di Dio, ma grida la sua protesta di fronte al male finché Dio risponda e riveli il suo volto. E Dio alla fine risponde, come sempre, in modo sorprendente. Mostra a Giobbe la sua gloria, ma senza schiacciarlo, anzi, con sovrana tenerezza, come se fa Dio sempre, con tenerezza. Bisogna leggere bene le pagine di questo libro, senza pregiudizi, senza luoghi comuni, per cogliere la forza del grido di Giobbe. Ci farà bene metterci alla sua scuola, per vincere la tentazione del moralismo davanti all'esasperazione e all'avvilimento per il dolore di aver perso tutto. In questo passaggio conclusivo del libro, noi ricordiamo la storia, no? Giobbe che perde tutto nella vita, perde le ricchezze, perde la famiglia, perde il figlio e anche perde la salute e rimane lì piagato in dialogo con tre amici, poi un quarto che vengono a salutarlo. Questa è la storia. E in questo passaggio di oggi, il passaggio conclusivo del libro, quando Dio finalmente prende la parola, e questo dialogo di Giobbe con i suoi amici è come una strada per arrivare al momento che Dio dia la sua parola. Giobbe viene lodato perché ha compreso il mistero della tenerezza di Dio nascosta dietro il suo silenzio. Dio rimprovera gli amici di Giobbe che presumevano di sapere tutto, sapere di Dio, del dolore. E venuti per consolare Giobbe avevano finito per giudicarlo con i loro schemi precostituiti. Dio ci preservi da questo pietismo ipocrita e presuntuoso. Dio ci preservi da quella religiosità moralistica e quella religiosità di precetti che ci dà una certa presunzione e ti porta al fariseismo e all'ipocrisia. Ecco come si esprime il Signore nei loro confronti. Così dice il Signore. La mia ira si è accesa contro di voi, perché non avete detto di me cose rette, come il mio servo Giobbe. Questo è quello che dice il Signore agli amici di Giobbe. Il mio servo Giobbe pregherà per voi affinché per riguardo a lui non punisca la vostra stoltezza, perché non avete detto di me cose rette, come il mio servo Giobbe. La dichiarazione di Dio ci sorprende, perché abbiamo letto le pagine infuocate della protesta di Giobbe che ci hanno lasciato sgomenti. Eppure, dice il Signore, Giobbe ha parlato bene, anche quando era arrabbiato, e anche arrabbiato contro Dio, no? Ma ha parlato bene, perché ha rifiutato di accettare che Dio sia un persecutore. Dio è un'altra cosa, e che e lo cercava. E in premio Dio restituisce a Giobbe il doppio di tutti i suoi beni dopo avergli chiesto di pregare per quei suoi cattivi amici. Il punto di svolta della conversione della fede avviene proprio al culmine dello sfogo di Giobbe, là dove dice «Io lo so che il mio Vendicatore è vivo e che ultimo si ergerà sulla polvere. Dopo che questa mia pelle sarà distrutta, senza la mia carne vedrò Dio e io lo vedrò io stesso e i miei occhi lo contempleranno non da straniero. Questo passaggio è bellissimo, è come un... a me viene in mente la fine di quell'oratorio geniale di Handel, il Messia, dopo quella festa dell'Alleluia. Lentamente il soprano canta questo passaggio: io so che mio Redentore vive, con pace. E così, dopo tutta questa cosa di dolore, di gioia, di Giobbe, la voce del Signore è un'altra cosa. Io so che mio Redentore vive, è una cosa bellissima.
Possiamo interpretarlo così: mio Dio, io so che tu non sei il persecutore. Il mio Dio verrà e mi renderà giustizia. È la fede semplice nella resurrezione di Dio, la fede semplice in Gesù Cristo, la fede semplice che il Signore sempre ci aspetta e verrà. La parabola del libro di Giobbe rappresenta in modo drammatico ed esemplare quello che nella vita accade realmente, cioè che su una persona, su una famiglia o su un popolo si abbattono prove troppo pesanti, prove sproporzionate rispetto alla piccolezza e fragilità umana. Nella vita spesso, come si dice, piove sul bagnato e alcune persone sono travolte da una somma di mali che apparve veramente eccessiva, ingiusta. E tante persone sono così. Tutti abbiamo conosciuto persone così. Siamo stati impressionati dal loro grido, ma spesso siamo anche rimasti ammirati di fronte alla fermezza della loro fede, del loro amore, nel suo silenzio. Penso ai genitori di bambini con grave disabilità. Avete pensato ai genitori di bambini con grave disabilità? Tutta la vita? Penso anche a chi vive un'infermità permanente o al familiare che sta accanto. Situazioni spesso aggravate dalla scarsità di risorse economiche. In certe congiunture della storia, questi cumuli di pesi sembrano darsi come un appuntamento collettivo. È quello che è successo in questi anni con la pandemia del Covid-19 e che sta succedendo adesso con la guerra in Ucraina. Possiamo giustificare questi eccessi come una superiore razionalità della natura e della storia? Possiamo benedirla religiosamente come giustificata risposta alle colpe delle vittime che se li sono meritati? No, non possiamo. Esiste una sorta di diritto della vittima alla protesta nei confronti del mistero del male, diritto che Dio concede a chiunque, anzi, che Lui stesso in fondo a ispirare. Dalle volte io trovo gente che si mi avvicina e mi dice: ma padre, io ho protestato contro Dio perché ho questo problema, quell'altro. Ma sai, caro, che la protesta è un modo di preghiera quando si fa così. Quando i bambini, i ragazzi protestano contro i genitori, è un modo di attirare l'attenzione e chiedere che si prendano cura di loro. Se tu hai nel cuore qualche piaga, qualche dolore e ti viene voglia di protestare, protesta che Dio. Dio ti ascolta, Dio è padre, Dio non si spaventa della nostra preghiera di proteste. No, Lui capisce, ma si libera nella preghiera tua. Non imprigionare la tua preghiera negli schemi preconcetti. No, la preghiera deve essere così, spontanea, come quella di un figlio col padre, che le dice tutto che le viene in bocca, perché sa che il padre lo capisce. Il silenzio di Dio nel primo momento del dramma significa questo: Dio non si sottrarrà al confronto, ma all'inizio lascia a Giove lo sfogo della sua protesta e Dio ascolta. Forse a volte dovremmo imparare da Dio questo rispetto e questa tenerezza. E a Dio non piace quella enciclopedia, chiamiamo così, di spiegazioni, di riflessioni che fanno gli amici di Giove. Quello è zucco di lingua, che non è giusto. È quella religiosità che spiega tutto, ma il cuore rimane freddo. A Dio non piace questo. Piace più la protesta di Giove o il silenzio di Giove. La professione di fede di Giove, che emerge proprio nel suo incessante appello di Dio a una giustizia suprema, si completa alla fine con l'esperienza, quasi mistica direi io, che gli fa dire: io ti conoscevo solo per sentito dire, ma ora i miei occhi ti hanno veduto. Quanta gente, quanti di noi, dopo un'esperienza un po' brutta, un po'
oscura dà il passo e conosce Dio meglio di prima. E possiamo dire come giovane, io ti conoscevo un po' di memoria o per sentito dire, ma adesso ti ho visto, perché ti ho incontrato. Questa testimonianza è particolarmente credibile se la vecchiaia se ne fa carico, nella sua progressiva fragilità e perdita. I vecchi ne hanno viste tante nella vita e hanno visto anche l'inconsistenza delle promesse degli uomini. Uomini di legge, uomini di scienza, uomini di religione, persino, che confondono il persecutore con la vittima, imputando a questa la responsabilità piena del proprio dolore. Si sbagliano. I vecchi che trovano la strada di questa testimonianza, che converte il risentimento per la perdita nella tenacia per l'attesa della promessa di Dio, c'è un cambiamento, no? Dal risentimento per la perdita verso una tenacia per seguire la promessa di Dio. Questi vecchi sono un presidio insostituibile per la comunità nell'affrontare l'eccesso del male. Lo sguardo dei credenti che si rivolge al crocifisso impara proprio questo, che possiamo impararlo anche noi, da tanti nonni e nonne, da tanti anziani che, come Maria, uniscono la loro preghiera, a volte straziante, a quella del Figlio di Dio che sulla croce si abbandona al Padre. Guardiamo gli anziani, guardiamo i vecchi, le vecchie, le vecchiette, guardiamo con amore, guardiamo la propria esperienza loro, che hanno sofferto tanto nella vita, che hanno imparato tanto nella vita, che hanno passato tante e come alla fine hanno questa pace, una pace io direi quasi mistica, cioè la pace dell'incontro con Dio, che possono dire: io ti conoscevo per sentito dire, ma adesso ti hanno visto i miei occhi. Che questi vecchi assomigliano a quella pace del Figlio di Dio sulla croce che si abbandona al Padre. Grazie.